Ciao a tutti, oggi per la serie Come iniziare con Minecraft vedremo come creare una mappa. Una mappa ci torna utile quando vogliamo orientarci all'interno del nuovo mondo che stiamo visitando e quindi per poter tornare per esempio nel nostro punto di partenza. Vediamo. Eccoci nel mondo che avevamo lasciato, siamo in modalità sopravvivenza. Clicco il tasto E e prendo il banco da lavoro che mi ero preparato in precedenza. Tasto destro, lo posiziono a terra. Tasto destro nuovamente con la croce direzionale sopra il banco da lavoro e posizioniamo 8 fogli di carta che mi ero preventivamente dato in modalità creativa e una bussola esattamente al centro. Il risultato, come potete vedere, è una mappa da esploratore vuota, una empty map. La mettiamo nel nostro inventario e una volta che la prendiamo in mano con la rotella, vedete il selettore che si muove, premo con il tasto destro del mouse. Questa mappa si trasforma in quest'altra mappa, nella mappa dell'esploratore, ok? Posso vederla abbassando lo sguardo del mio personaggio e vedere quello che c'è intorno. Noi siamo quel puntino rosso che vediamo in basso. Vediamo se riusciamo ad orientarci un po' se si muove il nostro personaggio. Vedete come si muove? Eccomi qua. Ok? Ora non è possibile in Minecraft avere una mappa dell'intero mondo Minecraft perché diciamo, per definizione è immenso. Cosa succede quindi se noi abbiamo creato, vedete, questa mappa e incominciamo a uscire al di fuori dei bordi di questa mappa, come in questo caso? L'unica soluzione che abbiamo è quella di creare una nuova mappa, come in questo caso. Prendere una nuova mappa. E vediamo un po' dove eravamo. E qui. Ok, la facciamo da queste parti qui. Come vedete, non abbiamo più alcun riferimento in questo punto. Quindi prendiamo la nuova mappa, tasto destro, ed ecco che abbiamo una nuova mappa. Ok? Quindi quando vogliamo passare da una zona ad un'altra, dobbiamo poi utilizzare la rotella del mouse e selezionare la mappa di riferimento. Se fossimo invece in modalità creativa, ci mettiamo in modalità creativa di mod C, come possiamo dare una mappa ai nostri ragazzi, per esempio? È sufficiente premere il tasto T, give a chi, al nostro giocatore o per esempio chiocciola A a tutti i giocatori. Che cosa? Map. Ecco fatto che abbiamo dato una mappa. Ok? Vogliamo dare una empty map? Stessa cosa. In questo caso, cosa dobbiamo fare però? Dobbiamo prendere il selettore. Postiamoci per esempio in questa zona. Ok? Non abbiamo una nuova mappa fino a che non selezioniamo con il tasto destro la empty map. In modalità creativa, la mappa si trova tra gli items, tra gli elementi. Ok? Eccola qui. Mappa vuota, mappa dell'esploratore, la carta e in basso la bussola. Con questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.